Dopo l'area business inaugurata di recente, ancora un'opera di ampliamento importante all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo, quella relativa agli ingressi. Fino a poco tempo fa erano solo due gli ingressi alla pista, troppo pochi per uno scalo in continua espansione, in costante sviluppo che punta a diventare il secondo hub del centro Italia dopo quello di Roma. 4 mesi di lavoro per giungere a un totale stravolgimento dell'area gates, ora più che raddoppiato in ampiezza e con ben 5 ingressi, con un'area Schengen per passeggeri europei ed un'area extra Schengen riservata ai voli intercontinentali. In pratica adesso teoricamente potremmo far partire 5 aerei contemporaneamente invece di due, speriamo di averli presto, 5 che partono tutti insieme, ma lo spettacolo vero è un aeroporto super moderno, acciaio, vetro, bellissimo, servizi eccellenti, accoglienti, centro commerciale nuovo, interno e esterno alle partenze e agli arrivi, nastri nuovi, tutto nuovo. Un aeroporto che oggi riconsegna i lavori il 10 gennaio, in 4 mesi recuperando 2 anni forse quasi di ritardo. Quindi presenta l'Abruzzo al mondo e all'Europa come si deve, come si deve. Un aeroporto modernissimo per una regione bella, turisti e abruzzesi possono essere felici, tutti e due, perché chi arriva dall'estero trova uno spettacolo, chi parte e lavora da qui trova i servizi e trova quello che è mancato per anni. Abbiamo 667.000 passeggeri circa al 31 dicembre. In un anno in cui, essendo andato via Wizz Air e Mistral prima del nostro arrivo, si prevedeva un meno 35.000, noi abbiamo un più 1.000, cioè abbiamo recuperato 35-36.000 passeggeri in 7 mesi, messe nuove linee e adesso ne arrivano altre 4 nuove. Insomma, viaggiamo a una buona velocità. Si può fare meglio, e noi vogliamo fare meglio e io rimango del parere che in un anno e mezzo, due del mio mandato vorrei arrivare al famoso milione dei passeggeri, cioè vorrei sdoganare definitivamente anche questo aspetto commerciale e numerico, se ci sarà consentito di lavorare, come spero, come stiamo facendo.